Strumenti a sostegno della ripresa e dello sviluppo per la provincia di Teramo. È stato questo il titolo del convegno svoltosi a Mociano Sant'Angelo organizzato da Confindustria Teramo. All'appuntamento hanno preso parte, oltre agli imprenditori, anche gli amministratori locali, insieme per affrontare il tema del rilancio economico. Tutti conosciamo purtroppo la situazione economica mondiale. Siamo usciti da varie crisi, a partire dai subprime fino alla guerra ultima purtroppo in Ucraina, e quindi abbiamo deciso di fare questo convegno per cercare di chiarire quali sono quegli strumenti a disposizione di tutti gli imprenditori del suolo teramano e non, in modo tale da cercare di affrontare questa situazione economica in maniera un pochino più tranquilla. Tra i relatori anche Mauro Miccio, commissario ZES Abruzzo, nel suo intervento ha affrontato le tante opportunità che la zona economica speciale mette a disposizione delle imprese. In provincia di Teramo i territori che ne fanno parte sono Mociano Sant'Angelo, Giulianova e Roseto. La ZES ha tre opportunità che mette a disposizione. La prima è quella più nota, il credito d'imposta, che si può sommare ad altri benefici che le aziende hanno diritto di avere se non vanno a incidere sui temi comunitari dei de minimis, quindi con gli aiuti di Stato a finalità regionali. Secondo, molto più interessante anche dal punto di vista pratico, sono le tempistiche e le procedure semplificate amministrative. Terzo elemento sono le infrastrutture. Gli investimenti dell'Abruzzo e del paese in Abruzzo sono significativi. Di questi investimenti, per quanto mi riguarda, io ho la gestione di 50 milioni di investimenti che sono tutte attività infrastrutturali per i porti o per l'accesso ai porti. Queste cose sommate, nel breve periodo, solo PNRR abbiamo quasi 1 miliardo e 200 milioni totali. Entro il 2026 ci sarà la possibilità di un Abruzzo, speriamo, con molte imprese che investano, soprattutto che riconvertano dove serve le attività, che possano, verso le nuove destinazioni complessive che oggi guardano più al sud che all'est d'Europa, per le ragioni che purtroppo la situazione in Ucraina ha determinato,